lascia interdetti a volte la leggerezza con cui la classe politica dominante, che sia di sinistra, che sia di destra, che sia di centro o che sia di niente, distribuisca in etere parole come ridimensionamento o chiusura. Non ce la fa un'azienda ad andare avanti, è la legge del mercato qual è il problema che chiuda. Tele Molise visse sulla propria pelle la spocchia, l'arroganza e la disgrazia di un centrosinistra che per un mero dispetto, e cioè per spegnere una voce scomoda, si inventò una legge per l'editoria che finanziava tutto il mondo della comunicazione, murales compresi, ad eccezione della nostra TV. E che la nostra TV custodisse 40 anni della nostra storia e offrisse lavoro a 100 dipendenti non fregò niente a nessuno. Dall'alto dei lauti compensi della politica regionale, che si incassano magicamente mese per mese e senza sforzo alcuno, le famiglie degli altri possono anche morire di fame. Gli uomini passano, Tele Molise resta, fu la nostra reazione. E 5 anni dopo la TV ha filmato il crollo politico di Paolo Frattura, asfaltato dalla disapprovazione collettiva. Ma non tutti riescono a sopravvivere. È di questi giorni la drammatica contrapposizione tra le aziende sanitarie private convenzionate e la Regione. Il tema è quello del tetto massimo ai budget di spesa fissato dal presidente commissario Toma. E la vicenda assume toni drammatici non solo perché si mette a rischio l'offerta di servizi sanitari d'eccellenza, ma anche perché un'eventuale chiusura comporterebbe nuove catene di disoccupati a effetto domino e un ulteriore impoverimento della nostra regione. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi. Le ragioni questa volta sembrano appartenere a entrambe le parti. Il commissario null'altro fa se non applicare la legge, una legge peraltro disattesa da più di 10 anni. Le strutture private null'altro fanno se non comunicare l'impossibilità di sopravvivere tarando le prestazioni sulla domanda interna. L'esiguità della popolazione molisana non copre i costi di quelle branche specialistiche, dunque il crollo della mobilità attiva le costringe a chiudere. Ma questa piccola e povera regione non può permettersi la perdita di 300 o 400 posti di lavoro. L'esempio di Boiano, la cui economia ruotava attorno alla GAM, o l'esempio di Isernia, il cui splendore ruotava attorno alla ITR, dovrebbero far riflettere. Un tempo floride, culturalmente attive, giovani, vivaci, oggi non hanno più nulla, nemmeno il cinema. E il lento e inesorabile declino, lo stillicidio delle chiusure a catena, dai negozi alle botteghe artigianali, dalle piscine ai pub, dagli alberghi alle discoteche, trae origine proprio dal crollo di quei poli industriali. E allora, se la storia recente insegna qualcosa, altro non resta che fermare i motori e avviare un confronto sereno all'insegna dell'arte politica più antica del mondo, l'arte della mediazione.